purtroppo ci servono a tutti quanti bagnini di salvataggio con esperienza, perché la vita umana è fondamentale. Anche il bagnino ha perso il suo fascino. Persino uno dei mestieri simbolo della stagione estiva nelle località balneari deve fare i conti con l'ormai costante carenza di personale nel settore del turismo. A lanciare l'allarme sono i gestori degli stabilimenti balneari tra Capitolo e Monopoli. La stagione estiva è ormai entrata nel vivo, ma reclutare personale non è semplice. Assumere cuochi, pizzaioli, camerieri o baristi, figure fondamentali per le attività di un lido, sta diventando quasi un'impresa. A rispondere agli annunci sono quasi sempre giovani senza esperienza, lavoratori vicini alla pensione. È più facile trovare i giovanissimi, la gente più grande, e quelle di mezza età che non si riesce più a trovare. Troviamo pensionati quasi vicini alla pensione oppure molto giovani, 16-17 anni, che sia vicino la prima volta. Noi garantiamo contratti regolari, orari regolari, stipendi regolari. Eppure, insomma, un po' di difficoltà ce l'abbiamo. Una situazione che accomuna quasi tutti gli stabilimenti balneari, creando non pochi problemi ai titolari. Personale ridotto significa soprattutto non poter soddisfare tutte le richieste dei clienti durante la lunga giornata in spiaggia. Se trovare figure professionali per il segmento diurno risulta più semplice, reclutare lavoratori in grado di coprire la fascia notturna è molto più complicato. In realtà, per quanto riguarda il segmento diurno, quindi lì il stabilimento balneare, abbiamo avuto meno difficoltà qui, sia nel discorso spiaggisti, bagnini, anche sul discorso servizio all'ombrellone. C'è stata, non dico una facilità, però è stato più semplice formare la squadra legata al diurno che al notturno. Per quanto riguarda il mondo del notturno, lì sì, abbiamo avuto difficoltà oggettive, però anche le abbiamo sopperito con conoscenze o anche agenzie interinali di personale. Alcuni imprenditori lamentano la mancanza di personale a causa del reddito di cittadinanza, il sussidio che farebbe concorrenza agli stipendi. Sarà un'estate rovente, i titolari dei lidi continuano a lavorare senza sosta per reclutare nuove figure professionali e garantire tutti i servizi ai turisti in arrivo nelle prossime settimane.